Il pesce da Brodetto? Introvabile. È questo il grande risultato raggiunto lo scorso anno da Brodetto Fest. La storica manifestazione fanese dedicata alla tradizionale zuppa di pesce si era appena rinnovata a causa del Covid, attraverso una formula che ha coinvolto direttamente i locali. È stato un successo assoluto e quest'anno si replica in grande stile. Sono infatti oltre 50 gli eventi in programma al Lido di Fano dal 10 al 12 settembre. Tra bontà e gastronomiche, cultura e grandi ospiti. Ci sarà di tutto di più, non solo un'esperienza gastronomica, ma sarà anche un modo per incontrare degli chef stellati. Anche quest'anno avremo diversi chef stellati presenti al Palabrodetto. Un momento di cultura, perché ci saranno delle presentazioni di libri del mondo della gastronomia. Primo fra tutti, il momento di punta sarà quello con Marino Bartoletti, giornalista che tutti conosciamo e apprezziamo, e sarà al Lido di Fano il primo giorno a presentare un suo libro. Il giorno successivo ci sarà Roberta Capua, anche in questo caso personaggio molto conosciuto. Questo però non vuol dire che negli anni Confesercenti e il suo festival non hanno anche creduto nel modo di rapportarsi con il mondo della marineria, quello di far apprezzare ai bambini il pesce dell'Adriatico. Abbiamo sempre promosso la consapevolezza delle problematiche che ci sono, che sta attraversando l'ambiente marino, perciò avremo dei momenti di riflessione anche per quanto riguarda il punto di vista ecologico. Naturalmente poi l'invito ad aderire al Fuori Brodetto successivamente, dove saranno presenti tanti ristoranti del nostro territorio, di tutta la provincia. Una 19esima edizione che si fonda dunque su tante certezze e su un sistema già rodato, ma anche su due grandi novità. Sono due scommesse che abbiamo fatto quest'anno. Il primo fra tutti, è il più importante, è quello di promuovere definitivamente la bevanda tipica della nostra città, che è la moretta. Avremo uno spazio al Lido dedicato alla moretta, che si chiamerà Meet Moretta, e al quale sarà affiancato da una competizione sull'utilizzo della moretta anche in diversi cocktail. Perciò avremo al Lido i migliori barman italiani, hanno già aderito tutti i migliori barman nazionali, che si contenderanno la miglior moretta, tra virgolette, perché poi alla fine sarà una qualsiasi piatto o bevanda a base di moretta. E questo sarà il lancio definitivo di quella bevanda che tutti apprezziamo e che è identificativa della nostra città. L'altra grande novità sulla quale scommettiamo tanto e abbiamo puntato tanto negli ultimi tempi è proprio quella di fare anche una pizza con il pesce dell'Adriatico. Finora non era stato possibile, ma grazie a un pizzaiolo di Fano abbiamo sperimentato una formula che sembra molto gustosa, molto buona. Nei tre giorni del festival avremo anche questa novità, sperando, come abbiamo già fatto per il piatto della marineria, che nei prossimi anni la pizza con Brodetto sia presente nei menù delle pizzerie fanesi. Un evento cruciale dunque per la città della fortuna e per la sua insaziabile voglia di turismo, perché è quando gli ombrelloni stanno quasi per chiudersi che i riflettori di Brodetto Fest si accendono. Dal 10 al 12 settembre arriva Brodetto Fest, un'importante manifestazione per noi, perché arriva in un momento dove si chiude la stagione balneare e dove ovviamente i turisti che arrivano devono vivere appieno il nostro territorio, nelle sue bellezze ma anche nelle sue bontà. Quindi la valorizzazione gastronomica che porta il Brodetto, non soltanto con il Brodetto ma con un punto di vista sul bianchello, sulla moretta, sul nuovo prodotto che è questa pizza che si lega con il Brodetto, quindi fa sì che in quelle giornate si possano scoprire appieno le nostre tradizioni enogastronomiche. Quindi vi aspettiamo ovviamente tutti al Brodetto, dove potrete assaggiarlo nei ristoranti della nostra città, in questo nuovo format che arriva nel periodo della pandemia, che è partito dallo scorso anno e che fa funzionare in modo particolare la manifestazione. Ecco, circa 30 ristoranti con tutte le loro peculiarità e la loro forma nel realizzare il Brodetto, in cui potrete assaggiare, ecco, questa nostra prelibatezza locale. Il Brodetto Festival è senz'altro un evento che caratterizza la nostra regione, mette insieme i prodotti della
del nostro mare, con una cultura tradizionale enogastronomica che ci rappresenta in modo identitario molto forte. Quindi dobbiamo sostenere questo evento, fare in modo che diventi sempre di più non solo un'opportunità di conoscenza e di pubblicità, ma dobbiamo anche farlo diventare un evento di accoglienza, fare in modo che la gente venga attratta da questa esperienza che in qualche modo allunga un po' la stagione turistica e diventa un modo per conoscere meglio le Marche, che hanno tante qualità, tanti prodotti, e il Brodetto è senz'altro uno dei migliori.